Il futuro della pace. Questo il titolo dell'edizione 2017-2018 del concorso Un poster per la pace, organizzato a livello internazionale da Lions Club e promosso sul nostro territorio da Lions Club Alto Canavese, guidato dal suo presidente Michele Nastro. La cerimonia di premiazione dell'iniziativa, che ha coinvolto gli alunni di 7 istituti scolastici, si è tenuta sabato 24 febbraio presso l'auditorium dell'ex manifattura. Il Lions Club International da circa 31 anni realizza questo premio, il premio del poster della pace, dedicato al tema della pace. Ogni anno ha un tema diverso che viene sviluppato attraverso il disegno che gli allievi che partecipano delle varie classi realizzano e consegnano alla nostra organizzazione, il quale a più livelli, quindi a livello di club, a livello di distretto e a livello nazionale, poi ottengono delle premiazioni. Quest'anno come Lions Club Alto Canavese abbiamo consegnato molti disegni, abbiamo ricevuto molti disegni e siamo orgogliosi di dire che uno dei disegni scelti è stato premiato con il primo premio a livello distrettuale e il terzo a livello nazionale. Noi siamo come Lions Club Alto Canavese circa 20 anni che organizziamo questo premio e pensiamo di continuare anche per il futuro. Allora, noi quest'anno hanno partecipato al Lions Club Alto Canavese come poster per la pace e 7 scuole: la scuola media di Cresto di Castellamonte, la scuola media Cena di Cornier, la scuola media Olivetti di Aglie, la scuola media Annunciata di Rivarolo, la scuola Martinetti di Locana e anche la scuola Martinetti di Ponte Canavese e la scuola media di Valperga. Ha vinto, diciamo così, è stato scelto come primo premio il poster della scuola media di Cornier Cena, che ha vinto Simone Focà, il primo premio di questo, il modo con cui questo ragazzo e anche gli altri ragazzi hanno interpretato la pace, come la vedono i giovani nel mondo della pace. Quest'anno devo dire che anche questo ragazzo è arrivato anche secondo a livello nazionale. Mi ha nominato Michele Nastro come presidente del comitato poster per la pace. Per l'esperienza avuta nell'anno della mia presidenza abbiamo vinto il primo premio dopo 7 anni e siamo tornati un'altra volta ad essere vincitori e anche secondi a livello nazionale. Quindi questo ragazzo ha vinto anche, si è piazzato al terzo posto a livello nazionale. Questo è il disegno che ha vinto, di Simone Focà, il primo premio a livello di distretto, ed è sulla rivista della Lions Club ed è il 31 anni che noi festeggiamo il poster della pace. Quindi è a livello internazionale questa attività per riconoscere la pace e inculcarla ai giovani. Quindi il disegno di per sé stesso rappresenta come vogliono i ragazzi la pace. E la cosa più bella è come loro disegnano, a volte anche nella semplicità del disegno si vedono l'animo di cui come vogliono vivere serenamente anche il loro futuro. Quest'anno il Lions Club Alto Canavese fa una menzione speciale ad un ragazzo per l'attività, quel disegno e l'impegno che lui ha messo. Vorrei anche cogliere l'occasione per effettuare un ringraziamento nei confronti dell'amministrazione comunale di Cornier, che da tanti anni ci ospita in questa cerimonia di premiazione all'interno della manifattura, il nostro distretto 108 IA1 che anche quest'anno ci è stato vicino. Abbiamo tra di noi quest'anno nella cerimonia di premiazione una rappresentanza delle 5 filarmoniche che noi abbiamo deciso di dare un contributo nei loro confronti, soprattutto per lo sviluppo della musica nel settore giovanile. E quest'oggi nella cerimonia noi avremo una rappresentanza che eseguirà tutta una serie di musici e di musiche per poter dare dimostrazione del livello di preparazione di questi ragazzi.